Buongiorno, buon anno a tutti quanti voi, auguri, adesso sono veramente un po' troppo spettinato. Buongiorno, tanti auguri a tutti quanti voi, vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi, primo giorno del 2020. Ieri ho visto una vignetta che mi ha fatto un meme che mi ha fatto per noi, diciamo, di una certa età una grande impressione, cioè la distanza che ci separa dagli anni 90 è uguale alla distanza che ci separa dal 2050 ed è il senso di quanto siamo invecchiati, forse noi degli anni 80. Tanta, mettiamola così, insomma, sono un po' ecumenico sugli. Poi ne parleremo di ecumenismo e di papi e di schiaffetti, perché la scena è la cosa più divertente insieme alla fuga di Gosn che c'è oggi sui giornali. Facciamo le cose che dobbiamo sempre fare e iniziamo il 2020 in maniera, diciamo, corretta con il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, visto da milioni di italiani, anche perché non avevano grandi alternative se si collegavano alla televisione. E che cosa dice? No al paese impaurito. Benissimo. E poi dobbiamo ridurre il divario nord e sud. Fiducia nei giovani, ragazzi. Cioè, allora bisognerebbe prendere, ma non solo di Mattarella, tutti quanti i discorsi che fanno di Presidente della Repubblica quando si trovano alla fine dell'anno, per il ruolo che hanno, per il Quirinale che hanno, per il luogo in cui si trovano, per le dolci, inutili, banali, come, banalità che dicono, poi qualcuno piace di più, qualcuno piace di meno, insomma oggi è piaciuto a Travaglio, anzi non è piaciuto a Travaglio che dice il banal grande, è piaciuto alla Meloni, discorso di alto profilo, non è piaciuto a Salvini che dice discorso mellifluo. E poi è piaciuto alle sardine che sono diventate un elemento politico e a Friday for Future, cioè una pagina per sardine e Friday for Future che sono quelli che scioperano il venerdì per il futuro del pianeta e che dicono uno di noi, Presidente Mattarella, uno di noi, cioè uno di noi, Friday for Future. E le sardine trovano uno di loro, Mattarella. A me va bene tutto, ma che Mattarella sia uno di loro mi sembra un po' too much. Comunque è così, è uno di loro. Uno di noi certamente non è Mario Monti, che oggi ci spiega sul Corriere della Sera. Iniziamo bene l'anno, caro Corriere della Sera. Chi è che ci dice come andrà l'anno prossimo? Mario Monti, uno che questo paese ha contribuito a distruggerlo. E non lo dico in maniera, voglio dire, aggressiva. Probabilmente l'hanno distrutto anche precedentemente a lui. Non dico che è solo colpa sua. Ma le sue ricette sono state disastrose. Il suo atteggiamento istituzionale serio, qual è stato di farsi nominare senatore a vita? Una cosa incredibile. L'uomo che dice il rischio, il paese, la serietà che fa prima di fare presente cose, il senatore a vita, così nessuno lo può toccare. Basta leggere sul mio libro Le tasse invisibili, la cazzata grandiosa, gigantesca che ha fatto con la Tobin Tax e tutte le imposte che hanno distrutto parte del nostro settore produttivo. Ma quale ha salvato l'Italia? Ma oggi dal pulpito Monti di quello dei grandi suoi successi, compresi quelli politici, che doveva diventare il salvatore dell'Italia, un po' come il partito di Conte, cosa dice il professore Monti, che starà qui vicino a me in una bella baita di Semmoritz, e vai, siamo tutti amici, chiedo uno scatto di serietà all'Italia. Scatto di serietà alla politica in Italia, lo scatto di serietà, no? E perché se no diventeremo, sentite la frase in italiano, è quasi peggio dei miei capelli di oggi, se non c'è lo scatto di serietà, diventeremo il ventre molle del vaso di coccio. Allora adesso scopriamo che c'è un vaso di coccio con un ventre molle, il vaso di coccio è l'Europa e il ventre molle è l'Italia. Ma come cazzo scrive Monti? Il vaso di coccio del ventre molle, il ventre molle del vaso di coccio, ma io dico, ma abbiamo capito che di economia ne sa poco. Abbiamo capito che financo della Tobin Tax, leggete sulle tasse invisibili, ne sa niente. Aveva detto che sarebbe arrivato 1 miliardo, sono arrivati 200 milioni, ed era pure allievo di Tobin, che non vi ha spiegato bene la stessa, l'unica cosa che dovrebbe sapere. Beh, neanche abbiamo capito sa scrivere in italiano. Perché uno che dice il ventre molle del vaso di coccio, il ventre molle, ragazzi, il ventre molle di vaso di coccio, se tu avevi. Tuo figlio scrive questo in quarta elementare, dici figlio, te do uno scapaccione o te faccio fare un film che Cozzalone, perché non si può scrivere una cosa, vabbè, ma santo cielo, dice Matteo, lasciamo perdere. Autostrade, riparte il caso, anche qui, insomma, i giornali la dicono un po' come gli pare, perché ieri il discorso alternativo a
Mattarella è quello di Di Maio. E allora, se permettete, quasi forse sentire Mattarella che Di Maio con la barba. Io mi scuso per il mio look informale, ma quello è pur sempre il ministro degli esteri italiano. Look di Di Maio che ci spiega che faremo pagare casa, cara le autostrade. Poi vedo sul Messaggero, che è sempre molto informato, che invece c'è una frenata sulla revoca delle concessioni alle autostrade, perché la De Micheli, che è ministro delle infrastrutture, non vuole fare casino. Sul Sole 24 Ore scopriamo che l'ANAS, che dovrebbe sostituire le autostrade nella gestione di queste strade italiane, cosa dice? Col cavolo che io gestisco quella roba se non mi fate uno scudo penale, perché se cade un altro ponte o cade un altro calcinaccio, ma che faccio? Sono io a pagarne le conseguenze, chiedono quelli dell'ANAS. E quindi cosa succede in Italia? Che noi lo scudo penale lo togliamo all'Ilva quando arrivano gli indiani, ma lo diamo ai commissari che tengono l'Ilva, e daremo lo scudo penale all'ANAS per toglierlo ai privati, fino a quando poi, senza processo, capiremo che forse era meglio farla gestire ai privati questa azienda, invece pur facendogliela pagare cara, come dovrebbero pagarla per tutte le cazzate che Benetton hanno fatto e continuano a fare. Ciao Paolo, auguri, che vedo che si è collegato. Espulso Paragone dal Movimento 5 Stelle, farà un altro giro di valzer con qualcun altro, ma la cosa fondamentale è che ad espellerlo sono questi commissari, questi probiviri, tra cui ha ragione Paragone, una è la Dadone, ministro che non paga anche lei i contributi al partito, e in più i senatori sono scesi da 112 alle elezioni del 2018 a 100 senatori del Movimento 5 Stelle. Salvini, intervistato alla stampa, dice Conte lo zero assoluto, mentre in realtà dice, cos'altro dice, il Papa si contraddice sulle donne quando dice che ha bisogno di maggiore centralità delle donne, e poi accetta il fondamentalismo, l'islamismo dilagante in Italia. Berlusconi dice ci penso io a garantire Salvini in Europa, e comunque il partito non lo molla, difficile avere dubbi. Ecco, in questo mondo di buonismo, in questo mondo di accoglienza, in questo mondo in cui siamo tutti amici del politicamente corretto, il gesuita cosa fa? Quando viene strattonato da una ragazza che stava lì asiatica da 2 ore in piazza al freddo ad aspettarlo, gli dà un paio di schiaffetti sulle mani, o di schiaffi, perché gli schiaffetti ce lo dice l'avvenire. Quello che sarà avvenuto è che il Papa non porge la guancia. Il Papa, quando si tratta di tutto il mondo, dice che si deve porgere la guancia, anzi, per la verità, una volta disse in aereo che non è necessario sempre porgere la guancia, e l'ha fatto, schiaffeggiato e poi se n'è scusato, ha schiaffeggiato la ragazza asiatica che insisteva nel volerlo accarezzare. Io lo trovo una cosa fantastica, perché alla fine è così. E se il Papa fosse, voglio usare questa metafora, fosse strattonato tutti i giorni, come si è strattonati nelle parti più povere, nelle periferie italiane, da un'immigrazione non controllata, da un fondamentalismo che ha deciso di decidere cosa è giusto che venga nelle nostre scuole di periferia, nelle nostre mense di periferia, nei nostri luoghi di periferia, forse qualche schiaffetto il Papa l'avrebbe dato. Quindi se il Papa può dare gli schiaffetti, pensate un po' voi se non lo possono dare quelli, non come me, che sono privilegiati, ma quelli che si trovano in condizioni non tanto privilegiate. Questo è il commento che avrei fatto. Ma insomma, oggi questo commento lo leggo fino a un certo punto, perché invece Giordano Bruno Querri dice sul Giornale che ha umanizzato il Papa, poi tutti, Libero dice anche il Papa si incazza, che è il titolo, con la parolaccia di Libero, mentre leggo, dov'è che lo leggo? Lo leggo da qualche parte, mi sembra sul Messaggero, beh, insomma, questo Papa che va nella folla senza scorta, che è un altro dei temi che pongono. Boldi parla del libro di Zalone sul Corriere, sul Giornale, dice che è un libro, che è un film che non fa ridere, ma che fa sorridere, e quindi già ci dà un po' il senso di quello che sarà questo film, almeno così ci dice la amabile sulla stampa, che dice delude i fan che si aspettavano uno Zalone che facesse ridere. È lo Zalone becero, quello che indica il figlio, fa vedere questa bella nave, ve la ricordate quella scena di Zalone che sta in una grande yacht, dice questa è la, amore, non pensare che questo lusso che abbiamo in questa nave, questo cocktail, questo champagne, queste donne siano la felicità. Il figlio dice serio al padre, hai ragione, non è che sono i soldi. Allora Zalone indica una nave ancora più grande, ancora più lussuosa, quella è la felicità. Ecco,
questo Zalone assurdo, con la comica, con la battuta politicamente scorretta, è quello che piace ai suoi fan. E si parva dice anche a me. Non ho ancora visto il film, ve ne parlerò quando e come lo vedrò. 60.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, decise dalla legge finanziaria e dal decreto fiscale. Sole 24 ore ci ricorda che è l'unica azienda al mondo che riesce a assumere la pubblica amministrazione, ma siccome ci saranno tanti della pubblica amministrazione che mi seguono, saranno tutti contentissimi, ricordate che quelli li paghiamo noi. Perché nel frattempo, nota il Sole 24 ore, è vero che assumiamo 60.000 persone nella pubblica amministrazione, ma i privati che pagano le tasse con le quali la pubblica amministrazione si regge, licenzia 200.000 persone, 160 tavoli di crisi. Cioè, se noi facciamo una pubblica amministrazione enorme, assumendo tutti gli italiani, poi chi paga tutti questi signori della pubblica amministrazione? Ovviamente si tratta di un paradosso, ma è il principio che è molto chiaro. Nel frattempo, per pagare gli assunti nella pubblica amministrazione, Italia Oggi di oggi ci dice che il total tax ratio, cioè alla fine quanto veramente pagano le imprese per la loro fiscalità, è per le piccole e medie imprese 64%! 64%, il che vuol dire che su 50.000 euro le imprese pagano 33.200 euro allo Stato, tra bolli, camere di commercio, minchiate, tutte cose che servono a tenere un carrozzone pubblico. Ma se non ci sono i privati, il carrozzone pubblico chi lo spinge? Brexit straordinario, Danilo Taino sul Corriere della Sera dice: scusate, toc toc, non deve esserci un casino la Brexit, la fine dell'economia inglese? Il FTSE ha guadagnato il 12%, il mercato, vabbè, ma si dirà, è il mercato finanziario, non basta. La disoccupazione in Gran Bretagna è al 3,8%, 3,8%. La crescita è dell'1,3% del PIL, cioè noi stiamo parlando di un paese che doveva morire per la Brexit, mentre sembra che non stia morendo per niente. Sì, la sterlina si è svalutata dall'1,27 all'1,18, ma siamo così sicuri che è un danno per la Gran Bretagna? Parte da oggi purtroppo la prescrizione, cioè non ci sarà più prescrizione dopo la prima sentenza, ma la cosa incredibile è che quindi tu fai un processo, sei assolto e anche se sei assolto non c'è più decorso della prescrizione e quindi c'è, come dice oggi Verini in un'intervista del Partito Democratico, un ergastolo processuale, cioè sei sempre a processo. Nel frattempo, la cosa bellissima che oggi cita il Messaggero, questo grande disastro della prescrizione, l'Italia è morta di prescrizione, in Italia si prescrivono ogni anno tantissimi processi, 117.000, ma il punto fondamentale è che di questi 160.000 il 41%, cioè 48.000 di questi processi non si prescrivono per colpa degli avvocati cattivi, ma durante le indagini preliminari, durante le fasi iniziali del procedimento in cui non ci sono gli avvocati, ci sono solo polizia giudiziaria e magistrati, cioè la vera lentezza e la vera prescrizione è nell'obbligatorietà dell'azione penale, per cui quelli aprono il fascicolo, ti tengono indagato e non fanno niente, non vai neanche al primo grado. Quindi 48.000 processi su 117.000 sono prescritti non prima della prima sentenza, in fase indagini preliminari. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Dice Pio, siamo completamente allo sbando, perché poi va di moda dire che la prescrizione sia un problema. Tra l'altro il presidente delle Camere Penali chiede al Ministero: scusate, mi spiegate quali sono i tipi di reati che vengono prescritti? Cioè, noi siamo in un paese in cui non sappiamo, facciamo una legge che abolisce la prescrizione, ma non sappiamo quali sono i reati maggiormente prescritti, perché ci potremmo rendere conto che i reati maggiormente prescritti, ad esempio, non sono dei reati che creano un grande allarme sociale. Non lo so, ma almeno dateglieli dati a questi cavolo di avvocati. No, non glielo volete dare, non ci sono. In questo paese della trasparenza, dell'onestà, di buona fede, non abbiamo i dati, secondo il capo delle Camere Penali, su quali reati vengano prescritti. Favoloso Gosn e la sua pazza fuga da Tokyo, che arriva poi in Turchia con un aereo privato, poi arriva finalmente in Libano, perché lui è di origine libanese, l'ex amministratore di Renault Nissan arrestato dai giapponesi per corruzione, beh, insomma, ci smolla là 13 milioni di cauzione e se ne va in Libano a casa sua. Storia spy stupenda del manager che scappa. L'ultima dedica la faccia a Cesare Zapperi, e voi direte: chi è? Ve lo dico io, è un giornalista che non conosco, del Corriere della Sera, che fa un fogliettone fondamentale oggi il 2 gennaio, e cioè Rula e l'idea di portare Obama
o in alternativa offra Winfrey a Sanremo. Allora, questo articolo è così congegnato: Rula si sarà dispiaciuta che qualcuno ha criticato l'idea che lei potesse fare la valletta di Amadeus, mentre io sono felice che lei faccia esattamente quello che le compete, cioè la grande donna di spettacolo, piccola donna di spettacolo a secondo dei giudizi, se l'è presa evidentemente per alcuni giudizi, e Cesare Zapperi ha colto questi umori. Non dico che ha parlato con lei, sono sicuro che ha parlato con lei, non dico che ha parlato con lei, e fa una specie di soffiettone sul Corriere della Sera in cui ci spiega che Rula sarebbe arrivata a Sanremo, avrebbe cambiato le sorti delle vittime, delle donne vittime della violenza maschile, avrebbe portato la moglie di Obama, chi se ne frega, avrebbe portato Oprah Winfrey, che gli italiani conoscono tutti quanti, e avrebbe addirittura accettato solo metà del suo cachet, che peraltro non è ancora stabilito. Io la trovo fantastica, c'è una specie di marchettona che... Ah, una che avrebbe dovuto fare la valletta da Amadeus, parliamoci chiaro, a Sanremo, la valletta da Amadeus, e che qualcuno alza il dedino e dice, ma insomma, papà, questa qui la valletta di Amadeus facciamo fare, questa che appena ti tocca, come è successo a me, ti ricopre di insulti, la signora Schnabel, e no, non mi ricordo poi come si chiama uno dei suoi mariti, ma l'altra cosa straordinaria è che la fine di questo articolo è che dopo le polemiche nate da un'indiscrezione di Dago Spia e i giudizi dei giornali di centrodestra, le controparti non si sono più sentite, come per dire, cavolo quanto siamo potenti. Io invece ve lo dico esplicitamente, vorrei Rula a Sanremo, sarebbe favoloso, e con lei Obama, la moglie di Obama e, come si chiama, Oprah e Winfrey, che ci parlano, non so, magari di White. Toc toc, l'avete letto White? Mi sa di no. Ciao!